I testi che Cristiano Poletti ci presenta sono tratti da Temporali, il libro uscito lo scorso anno per Marcos y Marcos. La raccolta si caratterizza per una varietà di metri e anche in questa minima selezione ne abbiamo la prova, partendo con quella che si potrebbe definire una prosa poetica, cui segue un componimento in versi di varie lunghezze, spesso legati da enjambement, che richiedono una lettura franta, in sintonia con la frattura dell'io poetico che nel libro appare scisso tra lo slancio vitale e un oscuro ripiegamento. Nel primo componimento si profilano due temi chiave in Poletti, la città e la preghiera. L'io che si rivolge a Bergamo esprime il proprio spaesamento e al tempo stesso manifesta l'esigenza di un lessico nuovo per definire ciò che è altro da sé. La seconda poesia si avvita in una vorticante musicalità scandita dalle ripetizioni e delle canzoni, a sottolineare lo smarrimento dell'individuo alle prese con l'inafferrabilità dell'esistenza, per culminare come a un approdo a un definitivo chiarimento nella paura dei temporali. Il temporale, che dà peraltro il titolo al libro, è l'evento atmosferico imponderabile che simboleggia quanto nella nostra vita ci coglie impreparati e fragili. Fa da contraltare alla preghiera evocata nel primo testo. Del resto, paura e fede vanno spesso a braccetto, la seconda offrendo un conforto da ciò che ci fa sentire minacciati, gettando una luce sul nostro intimo buio. Ma la fede in Poletti, più che rivolgersi a Dio, pur essendo il tema religioso molto presente nei suoi versi, è piuttosto una tensione verso le voci che il poeta in ascolto è proteso a cogliere intorno a sé. Ad esempio, quelle dei numerosi autori evocati nella raccolta. In definitiva, si tratta della fede nella parola, in quel verso-gesto che è una delle chiavi della poesia, possibile appiglio che può sventare il rischio di perdersi che attraverso la ricorsività di certe scelte lessicali assedia letteralmente questi versi. Scendiamo. Giù. Verso Bergamo, dentro l'anello dei corpi santi, poi sopra le mura per incontrarvi. Bergamo di pietra, tu ci ripeti, insisti, ripeti continuamente che non ci siamo incontrati. Ma dove siete? Il vostro ininterrotto suono e noi qui. Non resta che pregare, in fondo, come si può. E io posso balbettare. E voi, se siete parole, vi prego, diventate epigrafi. Segmento. Un gesto ti perde in un vento, raro qui ed è un segmento o l'intera tua vita che vedi dal vetro e pensi che fu, come furono ferme e crudeli le stelle e la nera tua notte, principio di tutto e di un verso. E in un gesto il tuo perderti. E qui, in un verso è questo, il faticoso sempre sconosciuto, valico della morte vera. Negli anni solitari la nostra era moltitudine, ognuno, pensavi, entrasse in un'aria di regni scomparsi e colline, di foglie, di fiume. Perdersi. E questa è la via, questa la calligrafia che ha il nome di nessuno, sul libro di gennaio, verità, di un cielo chiuso dentro il verde di parete, di ospedale. E ti perdi, e trascendi, tramandi un testamento di suoni ripetuti, metri e metri di nuovi corridoi. Così ti sono accanto vite precedenti, e tutto quello che senti va in una vecchia paura dei temporali.